Buongiorno a tutti e a tutte, sono Giovanni Marreddu. Siamo a Muros, davanti al Palazzo Comunale. Intervisteremo il sindaco Federico Turu e il responsabile dell'ufficio tecnico. Vogliamo sapere tutto sulla raccolta differenziata. Entriamo! Io sono Michele Sacchitella e oggi ci troviamo all'interno del Palazzo Comunale insieme al sindaco Federico Tolu e al responsabile dell'ufficio tecnico, ingegnere Antonello Capula di Muros. Buongiorno, io invece sono Eleonora Pulina. Siamo qua per scoprire qualcosa in più sulla raccolta differenziata sul nostro paese. Da quanto ricoprite il vostro incarico? Allora, buongiorno a tutti, io sono Federico Tolu, sindaco di Muros, e ricopro questo incarico da giugno del 2016, quindi da quasi 2 anni e mezzo. Per un anno anche ho svolto l'incarico anche di presidente dell'Unione dei Comuni del Coros, quindi conosco bene questo argomento della raccolta differenziata, verso il quale c'è una grande sensibilità che stiamo cercando di trasmettere anche ai cittadini per migliorare questo servizio. Ciao a tutti, io sono Antonello Capula e sono il responsabile del servizio tecnico. Ricopro il mio incarico dall'ottobre del 2014. Quanti anni avete? Io ho 46 anni. Mentre io ho 35. Quando è iniziata la raccolta differenziata a Muros? La raccolta differenziata è iniziata una decina d'anni fa. Si è iniziato prima con un metodo che ormai è stato sostituito, che era quello di avere appunto dei cassoni differenziati per colore e per tipologia. Ma poi si è optato per un metodo porta a porta, con il quale appunto ogni persona era invitata a differenziare all'interno della propria abitazione le varie tipologie di materiale, quindi di spazzatura, chiamiamola così in gergo, anche per un'educazione a livello della persona, perché si è notato che con questi cassonetti che erano un po' messi nel territorio e all'interno del paese, non sempre veniva fatta una raccolta differenziata puntuale e precisa, cioè all'interno dei cassonetti veniva un po' raccolto di tutto. Quindi quando invece una persona è chiamata a rispondere di quello che fa all'interno della propria abitazione, viene un'educazione maggiore e si è in grado di differenziare diversamente appunto tutti i prodotti. Come si faceva la raccolta differenziata prima? Beh, il sindaco già ve l'ha spiegato. Inizialmente si è passati da un sistema completamente indifferenziato a un sistema differenziato di tipo stradale. Quindi c'erano dei luoghi che spesso venivano chiamati isole ecologiche o altri nomi a seconda del paese e dell'appalto, fino a quello che, come ha detto il sindaco, è un sistema molto più preciso, che è quello del porta a porta. Quali percentuali abbiamo a Muros? Muros è considerato un comune virtuoso, poi l'ingegnere spiegherà meglio che cosa si intende con questo aggettivo. Le percentuali di raccolta differenziata hanno raccolto il 76%, questi sono dati relativi all'anno scorso, e hanno fatto sì che Muros, insieme ad altri comuni dell'Unione dei Comuni del Coros, venisse premiato da Legambiente, che si occupa appunto di stilare queste graduatorie dei comuni che raggiungono una grossa percentuale di raccolta differenziata. L'obiettivo ovviamente è quello di arrivare al 100% di raccolta differenziata. Muros è un comune virtuoso? A Muros il problema rifiuti è abbastanza relativo, nel senso che fortunatamente abbiamo una buona educazione ambientale, a cominciare da voi, perché abbiamo pochissimi problemi di abbandono dei rifiuti. Quindi i cittadini sono molto rispettosi, abbiamo un ecocentro che funziona, l'ecocentro è aperto a Muros dal 2016, tardo 2015, inizio del 2016, e non abbiamo quella brutta abitudine dell'abbandono dei rifiuti, almeno nel nostro territorio è capitato proprio rarissimamente. E quindi secondo me, oltre il fatto che le percentuali potranno ancora aumentare, potremo tutti migliorare, è comunque un comune che ha un'ottima educazione ambientale. Vi ringraziamo per la vostra disponibilità. Da Muros è tutto, a voi la linea.